nel mio modello la realtà ha due facce, la faccia interiore che è fatta di significato e la faccia esteriore che è fatta di simboli. Le relazioni tra i simboli sono matematicizzabili, ma il significato non è matematicizzabile. Però c'è una forma di isomorfismo tra il significato e i simboli. Quindi i simboli rappresentano una parte, non tutto, ma una parte del significato e quindi parlare di simboli non nasconde completamente il significato, però lo oscura un po'. In altre parole, il simbolo è una riduzione del significato, è il significato molto più ricco di quello che il simbolo può portare, però il simbolo è una rappresentazione del significato. Questo nei sistemi viventi, perché in un computer non c'è significato, i simboli sono puramente astratti, sono simboli astratti senza significato, siamo noi a dare il significato e quindi la macchina non può essere cosciente perché usa simboli che abbiamo imposto noi alla materia.